Festa della Santa Famiglia di Nazareth. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Parola del Signore. Miei cari, fare una riflessione sulla famiglia oggi è assai difficile per la vastità, la delicatezza, la problematicità di questa istituzione divina umana, cellula e fondamento della società e della Chiesa. Incominciamo anzitutto ad ascoltare la parola di Dio, perché è da lì che viene la luce e l'orientamento per affrontare l'argomento. Ascolteremo poi che cosa dice la Chiesa in proposito, per riflettere da ultimo su ciò che pensa e dice la gente sulla famiglia oggi. Le tre letture della Messa richiamano il tema, la caratteristica fondamentale della famiglia, l'amore. Il brano del Siracide, uno dei libri sapienziali della Bibbia, invita alla pratica delle opere di misericordia, corporale e spirituale, raccomandando di onorare il padre e la madre, di riverire i sacerdoti, di aiutare i poveri, di visitare i malati e di suffragare i morti. San Paolo, nel brano di Lettera ai Colossesi, punta l'obiettivo sulla carità da praticare all'interno della famiglia, ricordando i doveri dei vari membri che la compongono. Raccomanda alle mogli di rispettare i mariti, ai mariti di amare le mogli non trattandole con durezza, ai figli raccomanda di ubbidire ai genitori in tutto, e ai padri di non esasperare i figli perché non si scoraggino. Il brano di Vangelo di San Luca narra il fatto della presentazione al Tempio di Gesù bambino e l'incontro con Simeone. Possiamo vedere in questo fatto la raccomandazione ad occuparsi dei figli piccoli, dei bambini, presentandoli al Signore, ossia curando la loro formazione cristiana. I bambini sono i più disponibili ad una educazione religiosa e le persone mature o anziane, come ad esempio i nonni, ai quali vengono affidati normalmente i nipotini, possono influire molto sulla loro educazione, parlando ai bambini di Gesù e della Madonna, facendoli pregare,
e invitandoli a praticare le virtù del rispetto verso i genitori, della generosità verso i poveri, sull'esempio del vecchio Simeone che ha accolto nel tempio il bambino Gesù. Queste attenzioni particolari ai bambini piccoli, alla loro educazione, corrisponde ad una preoccupazione attuale della Chiesa. Il nostro arcivescovo, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera ai bambini e ai genitori intitolata Il dono più bello, riferita al battesimo. Lettera che i genitori e i nonni farebbero bene a leggere e a commentarla insieme ai bambini. Anche le parrocchie sono invitate a curare in modo particolare l'educazione dei bambini, cosa che già fanno egregiamente gli oratori. La nostra parrocchia si prende cura addirittura dei bambini prima della nascita, con degli incontri mensili per le gestanti che confluiscono in un gruppo chiamato Gruppo di Sant'Anna. Anche Gesù amava circondarsi dei bambini e diceva: lasciate che i bambini vengano a me, minacciando coloro che scandalizzano questi innocenti. Sarebbe bene che venisse messa una macina da mulino al collo e venissero sprofondati nel mare. I bambini sono i fiori più belli e più promettenti della famiglia, della società e della Chiesa e come tali vanno curati in modo del tutto particolare. La preghiera del prefazio è poi una esaltazione della Santa Famiglia di Nazareth che festeggiamo oggi, formata da Gesù, Maria e Giuseppe, modello di ogni famiglia terrena, famiglia, dice la liturgia, dove regna l'amore coniugale intenso e casto, dove rifulge la docile obbedienza del Figlio di Dio alla Vergine e a Giuseppe, l'uomo giusto a lei sposo, e la concordia dei reciproci affetti accompagna la vicenda di giorni operosi e sereni. Che cosa dice la Chiesa a proposito della famiglia? Tanti sono i documenti e gli interventi della Chiesa che riguardano la famiglia, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi. Potremmo però soffermarci sull'ultimo documento, in ordine di tempo, rappresentato dal discorso che il Papa Benedetto XVI ha tenuto ai componenti della Congregazione della Sacra Romana Rota, il tribunale ecclesiastico che si occupa della validità dei matrimoni, proprio sabato scorso, 15 gennaio. Papa Benedetto si è detto sorpreso e preoccupato per l'aumento delle richieste di annullamento dei matrimoni religiosi e individua una ragione nella insufficiente preparazione dei nubendi, auspicando una maggior serietà e impegno da parte loro e un maggior rigore da parte dei pastori. Il matrimonio non è un'avventura, ma una cosa seria, sia sotto l'aspetto civile che religioso. Il diritto a sposarsi, dice il Papa, è un diritto naturale, ma che non può essere disgiunto dall'aspetto spirituale e pastorale. Il diritto a sposarsi, ad esempio, non dà diritto a sposarsi in chiesa. Per sposarsi in chiesa, ossia per celebrare un matrimonio religioso, è necessario che ci siano gli elementi richiesti dalla chiesa e che questi siano verificabili. Per questo necessita una triplice preparazione, remota, prossima e immediata. La preparazione remota è quella che inizia fin da piccoli, nella famiglia. Quella prossima riguarda il tempo del fidanzamento e quella immediata riguarda il tempo che precede immediatamente il matrimonio. È impensabile che per prepararsi all'esame della patente ci vogliono dei mesi o che per prendere un titolo di studio occorrano anni.
e invece per prepararsi al matrimonio bastano 5, 6, 10 incontri, a volte anche mal sopportati per mancanza di tempo e di disponibilità. La preparazione al matrimonio cristiano deve diventare più seria, più rigorosa e più lunga, come avviene già ad esempio per il battesimo degli adulti, ai quali si richiede un cammino anche di alcuni anni, a secondo del punto in cui si trovano spiritualmente. Tutto questo non garantirà la perfetta tenuta del matrimonio, ma certamente diminuirà i divorzi e le richieste di annullamento. Poiché siamo in argomento, converrà chiarire quali sono i poteri del tribunale detto della Sacra Rota. La Chiesa non ha il potere di annullare un matrimonio valido, ma solo di dichiarare nullo, ossia mai esistito, un matrimonio mancante degli elementi necessari perché ci sia un matrimonio valido, ossia il pieno consenso degli sposi e la capacità procreativa. Mancando uno o entrambi questi elementi, provati dal tribunale ecclesiastico, il matrimonio viene dichiarato nullo, ossia mai esistito. Per cui le due persone sono libere e possono convolare a nuove nozze. Che cosa pensa oggi la gente nei confronti del matrimonio e della famiglia? Potremmo dire che è diffuso un grande pessimismo. Al matrimonio si preferiscono le convivenze, tante famiglie si sfasciano, causando tanta sofferenza nei genitori e nei figli. La stampa e la televisione continuano poi a mettere legna sul fuoco, facendo diventare normale ciò che invece non è normale. Vorrei allora indicare alcuni motivi di speranza e di fiducia. Primo, la famiglia è una istituzione divina e quindi non verrà mai distrutta, perché Dio non può essere distrutto. Secondo, è vero che ci sono tante famiglie in difficoltà, separate o divorziate, ma ve ne sono anche tante di quelle che crescono bene e sono famiglie felici, dove regna il timore e l'amore di Dio. In ogni caso, anche per le famiglie provate, c'è sempre da sperare, perché il Signore ama tutti come figli. Terzo, la Chiesa si sta preparando a una festa e a un rilancio della famiglia, che avverrà con il 7° Convegno Mondiale delle Famiglie, che si svolgerà proprio a Milano dal 28 maggio al 3 giugno 2012, che avrà per tema Famiglia, Lavoro, Festa, e vedrà la partecipazione del Papa Benedetto XVI. L'Arcivescovo ci invita fin da ora a prepararci a quell'incontro con la riflessione e soprattutto con la preghiera, perché lo Spirito Santo favorisca la rinascita della realtà più bella che esiste sulla terra, la famiglia. Domani ricorre la festa di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù. A lui affidiamo tutta la gioventù della nostra comunità e in particolare i giovani che si stanno preparando al matrimonio o sono giovani sposi.